Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'ultimo nostro evento della prima Polimi Pride Week. Sono Margherita Cagnotto e lavoro all'interno dell'area Campus Life del Politecnico di Milano. L'area Campus Life è caratterizzata, diciamo, da molte anime: le biblioteche, le residenze, la ristorazione, lo sport, la sostenibilità, le pari opportunità. Il diritto allo studio e da tutti quei servizi e quelle attività che ci aiutano a costruire e a far crescere una community, nel nostro caso appunto la community del Politecnico. Ed è proprio per questo che oggi sono qui ad introdurre quest'ultimo evento. Nel corso di questa prima Polimi Pride Week organizzata insieme al progetto POP, all'associazione studentesca Poliedro, alla presidenza del Consiglio degli Studenti, abbiamo dipinto una panchina con i colori dell'arcobaleno. Abbiamo ripercorso la storia di Poliedro, associazione studentesca LGBT+ del Politecnico di Milano. Abbiamo analizzato il tema dell'inclusione e della diversity all'interno delle aziende e all'interno dell'ambito STEM. Abbiamo visto quanto siano importanti le parole, il dialogo e la cultura all'interno di una community. Abbiamo realizzato un photo wall con tutte le nostre foto e anche un word cloud per capire che cos'è la diversità all'interno della nostra community, per vedere quelli che sono i vari significati e le varie interpretazioni. Credo che in questa week ci sia stata data la possibilità di riflettere, di mettere la testa su piccole cose, spesso banali, ma sulle quali da soli probabilmente non ci saremmo mai soffermati. E sicuramente ognuno di noi, io per prima, ne uscirà arricchito. Prima di cedere il posto ai veri protagonisti di oggi, ci tenevo a ringraziare tutti voi che ci avete seguito, che ci state seguendo ora, i nostri relatori interni ed esterni che ci hanno fatto compagnia nei giorni passati, la professoressa Donatella Asciuto che lunedì ha inaugurato questa week insieme alla dirigente dell'area Campus Life Chiara Pesenti. Grazie anche a Alessio Rocca, presidente del Consiglio degli Studenti, che è stata un'altra presenza costante, diciamo, durante questa settimana, grazie al progetto POP e a tutti i colleghi che ci hanno supportato sia a livello tecnico che a livello organizzativo. E infine, un grazie particolare a Silvia Barattieri, caposervizio del servizio Equal Opportunities, che ovviamente ha anche lei partecipato alla realizzazione in prima linea di tutta questa week, e grazie alle associazioni studentesche del Politecnico di Milano.
Grazie a Poliedro, che si è fatta promotrice ed organizzatrice di questa Pride Week. Grazie a Poliradio, che ancora una volta ha dimostrato di saper mettere le proprie passioni e le proprie capacità a disposizione dell'intera community. Grazie a tutte le associazioni e a voi presidenti che siete qui ora con me connessi e che a breve ci racconterete qualcosa in più. E grazie per aver contribuito a fare di questa prima Polimi Pride Week un'esperienza secondo me speciale, dove avete messo tanto entusiasmo. Io ho visto prima in anteprima i contributi preparati per oggi e sono rimasta davvero colpita perché è stato molto bello vedere come ciascun gruppo ha interpretato e raccontato il tema della diversità e come lo avete poi reso e trasformato in quello che a breve tutti vedranno. Stiamo lavorando insieme da soli 6 mesi. Fino allo scorso anno diciamo che il mondo delle associazioni studentesche era per me abbastanza sconosciuto, ma direi che questo primo evento realizzato insieme è davvero un ottimo punto di partenza. Quindi vi ringrazio a tutti e lascio la parola a Luca Osoni, presidente dell'Associazione Poliedro. Grazie Margherita per l'introduzione. Come è nato questo evento? Fin da subito, quando stavamo proprio organizzando, pensando a cosa fare per questa Polimi Pride Week, per sostituire il Polimi Pride, abbiamo pensato quasi subito di coinvolgere le associazioni e le liste del Politecnico, anche per capire cosa ne pensano di queste problematiche, come le loro associazioni si pongono di fronte alla diversità dei loro membri, degli altri studenti del Politecnico. E quindi gli abbiamo chiesto appunto di creare un piccolo contributo video per descrivere come il mondo LGBT o in generale la diversità abbia a che fare con questa specifica realtà associativa. E detto questo, io direi di partire subito con il primo video di Poliradio, la radio ufficiale del Politecnico. La radio è espressione. La radio è libertà, passione. La radio dà voce e la porta in giro per il mondo. Noi a Poliradio vogliamo che la voce che giunge al mondo sia la nostra per davvero. Libera, appassionata, forte e fiera. Siamo fieri di essere chi siamo, a Poliradio. Qualunque sia la tua voce, qualunque sia la tua identità, la tua sessualità, il microfono non lo sai, non ti importa. Il microfono vuole solo la tua voce. Però quello che ti ridà indietro è impagabile. Perfetto, grazie Poliradio per questo bellissimo video. E abbiamo qua Valentina Ferreri, che abbiamo già visto nel primo evento di questa settimana, quando abbiamo inaugurato la panchina Arcobaleno. E cioè, è proprio qua per parlarci un po' del video. Ciao Valentina, come va? Ciao. Dove ci chiami? Ciao, io sono qua a Torino in camera mia e sì, ci siamo già visti e tutto bene, sono felice di essere di nuovo qua con voi. Bene, e mi potresti spiegare un po' meglio cos'è Poliradio e cosa fate? Ok, proprio in due parole, è la web radio ufficiale degli studenti del Politecnico. Oltre a fare programmi con vari format, facciamo anche rotazione musicale 24/7 sul sito www.poliradio.it e poi abbiamo anche dei servizi come per esempio animazione, DJ set per degli eventi sia esterni al Poli che interni e poi facciamo anche un po' di sperimentazione con sound design e cose così, video, quindi ci potete trovare anche su YouTube con tutte le nostre interviste, eccetera. Perfetto, e poi ti volevo chiedere,
Come vi è venuta in mente l'idea di questo video, che è un po' particolare, proprio specifico per la vostra realtà? Sì, esatto. Noi quando ne abbiamo parlato a riunione ci siamo guardati e ci siamo detti non è niente di sensazionale il fatto che qualcuno di noi qua dentro appartiene alla comunità LGBT, nel senso per noi non è una cosa da sottolineare né in modo assolutamente negativo né in modo assolutamente positivo. E quindi ci siamo detti quando facciamo radio che cosa è la cosa davvero importante? E che tu sia fiero, che tu sia felice, appassionato e che tu riesca a trasmettere tramite il microfono la tua voce ovunque, no? E quindi quello che è importante davvero per il microfono, che abbiamo utilizzato un po' come parte per il tutto, è la tua voce, quindi dare davvero spazio alla voce di ognuno, qualunque sia la sua identità, la sua sessualità, eccetera. Perfetto, e visto che stavamo parlando appunto del microfono, tu cosa provi quando parli al microfono? Che almeno dal video sembra che ti dia veramente tanto. Sì, per me, almeno parlo per me, è proprio una cosa che mi viene naturale. Ho iniziato quest'anno e non lo so, mi viene molto naturale, sono come se fossi in camera mia, adesso sono letteralmente in camera mia, però anche quando sono in studio o a qualche intervista, a qualche evento, è come se fossi in camera mia a parlare con i miei amici, solo che non vedi nessuno perché sei in studio, però è quello. Perfetto, e dimmi, dove vi possiamo trovare? Avete social, canali sì. YouTube? Sì, noi siamo innanzitutto sul nostro sito per vedere le live e anche su Twitch quando ci sono delle live in cui si può vedere lo studio in cui registriamo. Poi siamo su Instagram con Poliradio e durante la quarantena abbiamo fatto tantissimi contenuti perché non potevamo andare in studio, quindi tutte le dirette live su Instagram, anche quelle passate, vi consiglio di andarle a recuperare. Poi siamo su Spotify con i vecchi podcast delle vecchie interviste, siamo su YouTube con i video e dove altro siamo? Su Facebook, siamo ovunque. Siamo davvero ovunque, quindi sono contenuti sparpagliati un po' per tutto il web. Perfetto, quindi è impossibile non trovarvi. No, esatto, è impossibile. Ultimissima domanda, riprendendo il titolo di questo evento, completa la frase "la diversità è". Per me la diversità è ricchezza, da sempre, perché sarebbe poverissimo un mondo in cui tu guardi appunto il mondo solo da una direzione, solo da una prospettiva, quindi secondo me poter mettersi nei panni degli altri e guardare le cose con un altro sguardo è proprio ciò che ti fa avere una ricchezza di vita, perché altrimenti con uno sguardo solo non si va da nessuna parte. Perfetto, grazie mille per il tuo intervento e anche per l'aiuto che ci hai dato durante questa settimana. Grazie mille a voi. Detto questo, io direi di partire con il prossimo video della prima lista di rappresentazione di questa settimana, cioè Svolta Studenti. Ciao ragazzi, io sono Bianca, studio design e sono lesbica. Sono Alessia Metka e sono una neolaureata in architettura magistrale. Le mie origini sono italo-slovene, ma anche bosniache e croate. Io sono Isadiana e sono metà siberiana e metà calabrese. Io sono Luca, sono rappresentante del mio corso, cioè architettura, e sono bisessuale. Sono Gabriele, vengo da Bologna e sono rappresentante di scuola di design. Ciao, sono Sara, aspirante ingegnere chimico, nata e cresciuta a Bergamo, ma con l'Eritrea nelle vene e sulla pelle. Sono Mav, una studentessa di architettura con la Eve mossa. Io mi chiamo Alessio, sono il presidente del consiglio degli studenti e sono gay. Io sono Sofian, presidente di questa associazione e lista di rappresentanza, nato in Italia ma con i genitori stranieri, madre dalla Slovacchia e padre dal Marocco, e tutti noi insieme componiamo Svolta Studenti, la Students Union del Politecnico di Milano. In entrambi gli ambiti in cui operiamo, da un lato la realtà associativa, dall'altro la rappresentanza studentesca, consideriamo la diversità non solo perfettamente integrata, ma anche e soprattutto nostro fondativo valore e principale punto di forza.
La parola diverso può assumere spesso significati contrastanti. C'è chi la intende come qualcosa di speciale, originale, chi la intende come qualcosa che va al di fuori dei canoni della normalità, per altri invece è una parola che crea disagio. Siamo convinti che ciascuno, a modo proprio, sia diverso e nella nostra diversità ognuno è unico. Crediamo nell'integrazione indiscussa di qualsiasi peculiarità e nell'inclusione di queste all'interno dei più svariati contesti. Svolta Studenti, come tutto il nostro Ateneo, desidera che la nostra community si affermi come una realtà in grado di fungere da perno per chiunque abbia timore di sentirsi diverso. Un gruppo in cui l'integrazione e il rispetto fanno la differenza, facendo in modo che le discriminazioni, che nella nostra società sono ancora un grande problema, si superino insieme. Noi lo mettiamo già in pratica nella nostra realtà. E occupandoci di politica universitaria lottiamo affinché le disparità si annullino. Ci battiamo costantemente affinché nel nostro Ateneo l'integrità possa essere un principio cardine. Fortunatamente la nostra società si sta evolvendo verso il rispetto delle libertà individuali. Per me diversità è essere se stessi. Cambio. La diversità è curiosità. Per me è risorsa. È un'opportunità. È crescita. La diversità è bellezza. Perfetto, grazie anche a Svolta e adesso abbiamo in collegamento Sofien Mancior, il presidente di Svolta Studenti. E ciao Sofien, come va e da dove ci chiami? Ciao Luca, tutto a posto, grazie. Vi chiamo da Milano, non mi sono mosso molto dal campus, ci sono rimasto molto affezionato in questo periodo. Bene, stessa domanda. Cosa fa Svolta Studenti e chi siete, diciamo? Okay. Allora, Svolta Studenti è la prima associazione no profit in Italia che opera all'interno dell'ambito universitario. Diciamo che tutta l'associazione è nata dall'idea di portare qualcosa di nuovo e di diverso all'interno dell'ambito universitario quando i quattro fondatori, perché tempi, vedendo quali erano le realtà in altri campus universitari nel nord Europa, rimasero stupiti di non avere un qualcosa di simile e che attribuisse un valore aggiunto a quello che è la vita universitaria. E da allora Svolta Studenti, sia come associazione ma anche come lista di rappresentanza, si pone l'obiettivo di portare novità e anche far integrare il più possibile gli studenti nell'ambito universitario, ma anche tra di loro. Perfetto. E nel vostro video parlate di diversità in un modo molto ampio. E ci puoi raccontare di un episodio che ti viene in mente in cui questa diversità è stata concretamente sfruttata per portare valore alla vostra lista? Ok, allora, uno dei nostri valori fondanti è appunto l'internazionalizzazione, il portare valore ai nostri studenti che arrivano dall'estero e comunque anche facilitare l'integrazione di questi. Un esempio primo che mi viene in mente è abbastanza recente, quando abbiamo, diciamo, portato avanti la creazione delle aulette di meditazione per studenti che necessitassero di momenti in cui poter pregare o comunque ritrovarsi uno spazio per sé, oppure anche nel portare la proposta di avere un rappresentante al tavolo delle associazioni alla CPS che potesse rappresentare gli studenti internazionali stessi. Se no, anche l'aiuto che abbiamo dato nella formazione di ASM, che è l'associazione degli studenti musulmani, aiutandoli con la creazione di uno statuto e di un'associazione che li rappresentasse. Questi gli esempi più calzanti che mi vengono in mente in cui ci siamo battuti per la diversità, ecco. Perfetto. E dove vi possiamo trovare? Un po' come Poliradio, ruba un po' la sua battuta, ci potete trovare un po' ovunque, sia su Instagram, anche YouTube, Facebook. Cerchiamo di farci vedere un po' ovunque, ecco. Cerchiamo di non mancare mai e far sentire spesso che ci siamo e riusciamo ad esserci per gli studenti. Perfetto, e ultimissima domanda, sempre la stessa, completa la frase: la diversità è?
Per me la diversità è normalità, riprendendo un po' quello che dicevo nel nostro video, perché alla fine tutti noi siamo diversi e più o meno essere diversi è quello che ci rende normali, ecco. Perfetto, grazie mille per il tuo intervento e per il video. E detto questo, io passerei direttamente al prossimo video della prossima lista, cioè la terna sinistrorsa. Come tratta il tema della diversità la terna sinistrorsa? Come lista di rappresentanza ci siamo sempre posti come obiettivi l'uguaglianza, i pari diritti e la lotta contro ogni tipo di discriminazione di genere, orientamento sessuale, religione ed etnia. Siamo stati tra i primi firmatari per la nascita dell'associazione Poliedro. 3 anni fa il nostro rappresentante in CUG, Comitato Unico di Garanzia, è riuscito a ottenere per gli studenti che avessero intrapreso la transizione di genere la possibilità di avere un doppio badge, ovvero l'identità alias. È la possibilità di avere un duplicato di documenti con il nome con cui vuole essere identificato, doppio badge, doppia email. Come lista abbiamo anche partecipato a tutte le iniziative del mondo LGBTQ+, come la Pride Week e la Polymi Pride. Riteniamo che l'abolizione delle discriminazioni di identità, orientamento e genere siano fondamentali per il miglioramento della società in cui viviamo. Perfetto. Grazie alla terna sinistrosa per questo fantastico video. E qua in collegamento abbiamo Alberto Badilini, membro della terna. E ciao Alberto, come va? E da dove ci chiami? Tutto bene, vi chiamo anch'io da Milano, sono in sessione a Milano, come immagino molti altri. Perfetto. E che cos'è la terna sinistrosa e cosa fate? Allora, la terna sinistrorsa è una lista di rappresentanza che opera al Politecnico dal 95. Negli organi di rappresentanza cerchiamo di portare avanti il nostro ideale di università, ovvero un'università equa in cui tutti possono raggiungere gli stessi risultati a prescindere dalla situazione sociale ed economica. La nostra attività quindi si concentra nel preoccuparsi che nessuno venga lasciato indietro e che tutti possano vivere i propri anni universitari nel modo più sereno. Per fare questo siamo anche convinti che sia necessaria una contaminazione anche culturale. Per questo ci rendiamo spesso promotori del mondo associazionistico. Nel video abbiamo anche detto che siamo tra i primi firmatari della vostra associazione e noi stessi organizziamo delle attività culturali, quali rassegne teatrali, cineforum, viaggi, conferenze o la recentissima rinascita del nostro giornalino Il Lanterna, a cui tra l'altro Luca, sai bene, ha partecipato anche Poliedro. Beh, grazie anche per il sostegno che voi date a Poliedro proprio dall'inizio. E nel video avete parlato dell'identità alias, del doppio libretto per gli studenti transgender. E di che cosa si tratta? Ce ne puoi parlare un po'? Allora, il doppio alias è una conquista della rappresentanza, di fatto, che la terna insieme a Poliedro ha ottenuto nel novembre del 2017. Si tratta quindi della possibilità per uno studente che sia in un processo di transizione di genere di avere a disposizione una doppia identità politecnica. Cosa vuol dire? Doppio badge, doppia mail istituzionale, doppio accesso ai servizi online. Così che tramite l'identità alias lo studente possa essere riconosciuto ufficialmente dal Politecnico secondo l'identità e secondo il nome in cui più si sente identificato. Il Politecnico inoltre con questo si impegna a tutelare lo studente dotato di doppio alias, avvisando in anticipo i professori e indicando loro le procedure comportamentali in modo da prevenire eventuali discriminazioni. Siamo convinti che questo sia un importantissimo primo passo per questo tipo di battaglia, perché è importantissimo per noi che ogni studente sia sereno in università ed è importantissimo prevenire delle condizioni di disagio che possono portare a scarsa motivazione negli studi o addirittura all'abbandono degli studi. Per questo riteniamo che sia stato un primo passo molto importante. Perfetto, e poi la parte finale che ormai hai capito sarà un po' uguale per tutti. Dove vi possiamo trovare? Allora, noi in condizioni normali, diciamo, ma in realtà anche durante la quarantena, facciamo riunione storicamente tutti i mercoledì sera. E le nostre riunioni sono aperte, quindi chiunque voglia partecipare, dare un contributo, anche solo ascoltare, è libero di venirci a trovare. Condividiamo sempre sui social, quindi su Facebook e su Instagram.
quello che facciamo, quindi anche le riunioni, le nostre attività. Ci potete scrivere sui social, su internet, sul sito, su Instagram, su Telegram, di recente anche su Spotify, che abbiamo lanciato in occasione della Pride Week, la playlist per la Pride Week. Qui ci trovate. Abbiamo delle aulette in Leonardo, ce l'abbiamo nell'edificio Nave al quarto piano, mentre invece a Bovisa, al campus La Masa e anche Candiani. E questo lo aggiungo io, se volete partecipare al giornalino Lanterna, basta scrivere a Lanterna, qualunque social, credo. Sì, sì, basta scrivere alla pagina, Lanterna è una redazione aperta, si può partecipare chiunque, associazioni o anche singoli che abbiano voglia di scrivere, siamo sempre ben accetti nuove mani per scrivere, siamo appena risorti, quindi abbiamo anche bisogno di nuova gente. Perfetto, completa la frase, la diversità è? Diversità è identità, ovvero una condizione necessaria per la collettività, per una comunità, cioè la condizione in cui ognuno è libero di essere se stesso nella sua forza e nella sua fragilità senza per questo essere discriminato. Quindi, se vogliamo tutelare la nostra identità individuale e collettiva, dobbiamo per forza di cose tutelare la diversità. E secondo un principio di equità, questo lo facciamo nell'attenzione a dare a tutti gli studenti gli strumenti necessari per vivere nel modo più sereno il contesto che vivono, nel nostro caso l'università. Perfetto, grazie mille per il tuo intervento. Grazie a te, Luca. Passiamo subito alla prossima associazione, cioè ESN, Erasmus Student Network, e abbiamo in collegamento Alberto Loffredo, il presidente di questa associazione. Ciao Alberto, come va? Da dove ci chiami? Ciao, tutto bene, chiamo anch'io da Milano, sono qui impegnato con la sessione, quindi come altri in precedenza. Bene, tutti a Milano, mi aspettavo di trovare un po' di diversità, ma no, tutti a Milano. E cos'è e cosa fa ESN? Allora, ESN, Erasmus Student Network, come si intuisce facilmente dal nome, è un'associazione a livello europeo che si occupa di accoglienza ed integrazione di studenti internazionali. È presente appunto in tutta Europa, in più di 1000 università e con più di 500 sezioni ESN. Chiaramente solo in Italia ci sono 53 sezioni ESN ed una c'è anche al Politecnico, appunto ESN Politecnico Milano dal 1992 e che fortunatamente sto rappresentando in questo istante. Perfetto, e ho sentito che ieri avete partecipato all'evento Pride Happy Hour in collaborazione con Yes Milano e ti volevo chiedere appunto cos'è Yes Milano e di cosa avete parlato? Allora, noi ogni anno da un po' di anni partecipiamo sempre al Milano Pride, come SN. Quest'anno chiaramente per le condizioni che tutti sappiamo il Milano Pride si è svolto online e abbiamo deciso assieme a Yes Milano, che è un'organizzazione del Comune di Milano incaricata di promuovere la visibilità e l'immagine della città di Milano agli occhi degli internazionali, delle persone internazionali, quindi anche degli studenti, il tutto senza scopo di lucro. Abbiamo deciso assieme a loro, visti anche gli obiettivi comuni, di organizzare un evento per il Pride online. E questo evento che ho deciso di organizzare è stato un Pride Happy Hour in cui esponenti della comunità LGBT hanno parlato della loro esperienza, esponenti di questa comunità che allo stesso tempo fanno parte di SN, hanno parlato della loro esperienza e di come hanno vissuto la loro appunto integrazione nelle rispettive comunità a seguito del loro coming out. Ne sono fuoriuscite delle storie molto diverse, ma accomunate dall'essere orgogliosi e fieri della loro, tra virgolette, diversità, e quindi sono state storie molto forti da sentire che a nostro avviso hanno aumentato la sensibilizzazione su questo tema e quindi siamo orgogliosi di aver fatto questo evento. Perfetto. Stessa domanda, dove vi possiamo trovare? Allora, al Politecnico abbiamo due uffici, diciamo, due spazi fisici dove in condizioni normali potete trovarci, uno è al B2 in Bovisa e uno è all'edificio 25 in Leonardo. Poi chiaramente su tutti i social media, quindi Instagram, Facebook, abbiamo un sito, abbiamo Flickr, la pagina Facebook, abbiamo ovunque, se cercate gli Sempolini veniamo fuori noi e potete tranquillamente contattarci. Perfetto, e completa la frase, la diversità è?
La diversità è unicità. Siamo tutti unici grazie alla nostra diversità, a quello che ci differenzia, ci rende unici, ci rende speciali e alla fine, se ci pensiamo, ci rende anche uniti. Siamo tutti uniti per via di qualsiasi sia la nostra diversità ed è questo che ci rende appunto, per quanto diversi, tutti uguali, secondo me. Perfetto, grazie mille e adesso direi di vedere tutti insieme un video di ESN Italia e a cui avete anche collaborato, giusto? Sì, 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 è stato creato su nostra iniziativa ad ESN Italia, che è l'associazione di primo livello, diciamo. Perfetto, allora io direi di vedere il video tutti insieme. Perfetto, grazie mille SN Polimi, grazie mille SN Italia e grazie mille anche a tutti gli studenti che hanno partecipato alla creazione di questo video. E partirei adesso subito con un altro video dell'associazione BEA, cioè Biomedical Engineering Association, l'associazione degli ingegneri biomedici. Ciao a tutti, sono Luigi, un membro di BEA, che
che sta per Biomedical Engineering Association, l'associazione di ingegneria biomedica del Politecnico. In questo mese speciale, l'associazione Poliedro ci ha chiesto di collaborare insieme a loro per creare un video che mostri come le tematiche LGBT+, si intreccino e facciano parte delle tematiche trattate dalla nostra associazione. Il primo esempio che ci è venuto in mente riguarda una grossa fetta della comunità LGBT+, cioè le persone transessuali. La transessualità è una condizione per la quale la persona percepisce un'incongruenza tra la propria identità di genere e il proprio corpo biologico. Questa condizione porta a soffrire di disforia di genere e a voler vivere essendo accettati per la propria identità di genere. Perciò molte di queste persone scelgono di effettuare un percorso di transizione che può essere di vario tipo, psicologico, ormonale o chirurgico, come ad esempio la riassegnazione chirurgica del sesso. Ciao a tutti, io sono Caterina e anche io faccio parte di BEA. Come ha detto il mio collega, alcune persone scelgono di sottoporsi all'intervento chirurgico. Questa operazione viene generalmente svolta da un chirurgo esperto, ma grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi anni nel campo dei robot chirurgici, come per esempio il robot Da Vinci, si stanno valutando i vantaggi nell'utilizzo di questa tecnologia. Dai primi studi, che mettono a confronto l'operazione svolta dal chirurgo e l'operazione svolta dal robot, sono emersi i primi vantaggi. Per esempio, l'utilizzo del robot risulta sicuro, in quanto permette di ridurre le complicazioni grazie alla maggiore ergonomia e grazie alla maggiore mobilità degli strumenti. Inoltre, si è riscontrata una generale riduzione del dolore durante e successivamente all'operazione. Infine, si sono ottenuti anche migliori risultati estetici, lasciando così più soddisfatti i pazienti. Come associazione abbiamo avuto modo di vedere dal vivo la versione più recente del robot Da Vinci. Abbiamo avuto così la possibilità di comprendere, sperimentandolo noi stessi, il funzionamento di una tecnologia all'avanguardia della chirurgia minimo-invasiva e che, anche nel campo della riassegnazione chirurgica del sesso, sta portando buoni risultati in termini di sicurezza, facilità di esecuzione, ma anche risultati estetici. Perfetto, grazie mille Bea, e adesso abbiamo in collegamento Luigi Mecacci, cioè il segretario di questa associazione. Ciao Luigi, come va? Da dove ci parli? Ciao Luca, tutto a posto, grazie mille, vi chiamo da Grosseto in Toscana. Perfetto, e cosa fate voi di Bea? Bea è un'associazione di studenti per studenti che fa sia eventi a scopo informativo, come possono essere alcuni esempi le gite in azienda, come quella che abbiamo mostrato nel video, o degli eventi per la presentazione dei PSPA, degli esami a scelta o della presentazione dell'Erasmus. E inoltre facciamo anche eventi a scopo ricreativo, come possono essere eventi durante tutto il corso dell'anno o a fine anno solitamente facciamo un barbecue di finale per salutarci, che però quest'anno non è stato fatto purtroppo a causa della situazione. Poi hanno una bellissima mascotte, un bellissimo peluche di un orso, quindi andateli a cercare. E ti volevo chiedere, nel vostro video abbiamo visto come l'ingegneria biomedica possa aiutare le persone transgender nella loro transizione. Parlando di diversity, diciamo un po' più in generale, puoi farci un altro esempio di come l'ingegneria biomedica possa aiutare, per esempio, le persone disabili? Allora, la biomedica è una facoltà molto versatile e il primo esempio che mi viene in mente parlando delle disabilità è nei confronti delle persone con arti amputati o mancanti a cui possono essere create, per le quali possono essere create delle protesi sia di tipo estetico ma anche robotiche per la riassegnazione delle capacità motorie. Però esistono anche altre moltissime applicazioni della biomedica per aiutare il benessere della persona con delle disabilità. Perfetto, e dove possiamo trovarvi e soprattutto dove possiamo trovare l'orso di peluche? L'orso per ora è a Milano, a casa di un nostro... associazione. Ci potete trovare su Instagram come Bea Polimi
su Facebook come BEA Biomedical Engineering Association o sul sito che abbiamo rifatto da poco e vi consiglio di vedere perché è molto bello, www.beapolimi.it. Ah, e siamo recentemente anche su LinkedIn. Perfetto, grazie mille. Anche a te la stessa domanda. Completa la frase, la diversità è. A scopo di essere un po' ripetitivo, ma mi pare la cosa più giusta da dire, diversità è essere se stessi, perché ognuno di noi è unico e contribuisce perciò a rendere diverso e fantastico il mondo in cui viviamo, e bisogna essere tutti se stessi. Perfetto, grazie mille, e detto questo passiamo subito all'ultima lista di oggi, cioè studenti indipendenti e il loro video. Secondo un sondaggio della Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea sullo stato dei diritti LGBTQ+ in Italia, più di un terzo dei membri della comunità intervistati ha subito abusi tipo verbali nel corso dell'anno precedente e quasi un decimo è stato fisicamente aggredito. Non sorprende, dunque, che il 61% dei intervistati dichiari di aver paura di fare coming out, il 62% di aver paura di tenere la mano al proprio partner in pubblico e il 30% di evitare determinati luoghi per paura di essere aggredito. L'omotransfobia è l'ordine del giorno e la lotta per i diritti è tutt'altro che conclusa. Legata solo al passato. Anche il primo Pride fu una rivolta vera e propria oppressa violentemente dalle forze dell'ordine, come abbiamo visto anche negli ultimi giorni accadere negli Stati Uniti con le proteste del Black Lives Matter. Questa, come anche le rivendicazioni della comunità LGBTQ+, ci dimostra che una rivendicazione trasversale dei diritti va in contrapposizione a qualsiasi tipo di privilegio. E come queste proteste, il Pride non deve diventare una manifestazione fine a se stessa, ma appunto una rivendicazione dei diritti sociali, civili ed economici. Per noi di studenti dipendenti, il Pride non è una semplice parata giornaliera che si svolge una volta all'anno, ma è un simbolo di una lotta continua, costruita da azioni radicali e pratiche dal basso. Come studenti indipendenti, da anni partecipiamo allo Students Pride, in cui portiamo le rivendicazioni di tutte e tutti. Ma noi di studenti indipendenti non ci occupiamo soltanto del piano cittadino, infatti facciamo molte cose all'interno dell'università e dei suoi organi. Io sono Giorgio, sono rappresentante al Comitato Unico di Garanzia, organo del Politecnico che si occupa di combattere la discriminazione all'interno dell'università. All'interno di questo organo abbiamo portato diverse proposte, le cui principali sono due. La prima è sulla riscrittura e modifica dell'attuale regolamento sulle carriere alias per le persone transgender, in modo da renderlo più accessibile a tutte e a tutti e renderlo, se dovesse passare, uno dei regolamenti più avanzati di tutta Italia. La seconda proposta riguarda la distribuzione gratuita di assorbenti e preservativi all'interno del building dell'Ateneo, per rendere l'università un posto dove è possibile vivere il proprio corpo e la propria intimità nel modo più confortevole possibile. L'università è sia un luogo fisico che un'istituzione che deve essere garante e promotrice dei diritti di tutte e tutti. La formazione non è neutra, significa prendere una posizione e scegliere da quale parte stare. Noi esigiamo che il Politecnico sia un'università d'avanguardia, non solo a parole, ma che partecipi nella rivendicazione dei diritti di tutti e tutte. Perfetto, grazie mille. E abbiamo in collegamento Gloria Grisso Gianni. Ciao Gloria, come va? Da dove ci chiami? Ciao, tutto bene, dai, in sessione anch'io. Da Milano, sono rimasta qui a Milano. Wow, diciamo che torno a casa a quando sì, torno a casa quando finisce la sessione. Perfetto. E cosa fate voi di studenti indipendenti? Studenti indipendenti è appunto una delle più giovani liste
credo la più giovane lista candidata nelle, appunto nelle ultime elezioni d'Ateneo, però siamo principalmente un'associazione studentesca anche a livello cittadino e militante appunto nell'ambito cittadino. Cioè noi vogliamo riuscire a mettere in discussione l'idea di università e quali sono le dinamiche all'interno dell'università. Appunto, come dico nel video, siamo convinti che la formazione non sia neutra, significa scegliere da che parte stare. La comunità scientifica e la comunità universitaria deve prendere la posizione di essere antirazzista e antifascista e ambientalista, antisessista soprattutto, e appunto e quindi anche inevitabilmente antiomofobica. E questo, quindi diciamo siamo attivi su queste tematiche. Perfetto. E nel vostro video avete menzionato delle proposte che avete fatto al CUG. E puoi spiegarcele un po' più approfonditamente? Allora, infatti ad ora c'è il doppio libretto in università che è stato già appunto promosso, già attuato da alcune associazioni studentesche. Noi siamo convinti però che debba anche in qualche modo essere staccato ed essere reso più accessibile a tutti, perché ad oggi comunque mediante ha intrapreso un processo di transizione. Siamo convinti che questo possa essere invece vissuto anche in maniera più diciamo accessibile, anche attraverso semplicemente una dichiarazione da chi vuole intraprendere un processo di transizione, oppure da delle sedute o una singola seduta appunto presso lo sportello psicologico del Politecnico, e all'interno, diciamo, questa principalmente all'interno del CUG. Poi ovviamente, come diceva anche Giorgio nel video, è diciamo un po' una ridistribuzione di beni di prima necessità, come la chiamiamo noi, quindi assorbenti e preservativi anche all'interno appunto dei bagni di Ateneo. Sono appunto questa invece in lavorazione presso il Consiglio degli Studenti, però è ancora solo una proposta che ha molta condivisione trasversale da tutti, quindi siamo molto contenti. Perfetto, e come ormai ho chiesto a tutti, dove vi possiamo trovare? Allora, anche, vabbè, siamo tutti generazione Z, quindi anche noi su tutti i social. Perfetto. Quindi Facebook, Instagram, i soliti, insomma. Quindi ormai, se abbiamo capito una cosa da questo evento, è che possiamo trovare le associazioni del Politecnico in qualunque modo, cioè se apriamo Instagram sicuramente le troveremo. E chiaro. Ultimissima domanda. E completa la frase, la diversità è? Per noi la diversità è lotta, perché tutti, anche chi vive in una situazione di privilegio, chi quindi non vive una situazione di diversità da quelli che sono i canoni, diciamo, socialmente imposti, deve prendere parte a questa lotta, perché è proprio una lotta di riappropriazione e di rivendicazione dei diritti fondamentali. Perfetto, grazie mille Gloria, grazie mille studenti dipendenti, e detto questo passiamo all'ultima associazione di oggi, cioè Polifonia, e abbiamo in collegamento Riccardo Taormina, cioè il presidente. Ciao Riccardo, come va? Da dove ci chiami? Attenzione che hai il microfono mutato. Ciao. Voi di Polifonia, cosa fate? Che tipo di associazione è? Hai di nuovo il microfono mutato, attenzione. Riccardo? Attenzione che hai il microfono mutato, non abbiamo sentito niente. Ok, mi sentite in questo momento? Sì, sì, adesso okay. Sì, perfetto. Perdonate, non funzionava il click. E dicevo, noi siamo Polifonia, siamo abbastanza recenti come associazione in confronto a queste veterane che sono state presentate fino adesso. E, siamo l'associazione che si occupa di portare la musica al Politecnico. Per la prima volta dopo anni abbiamo sentito esattamente un anno fa il bisogno di creare una comunità che desse
l'opportunità a tutti gli strumenti, a tutti i musicisti, a tutti, a chiunque volesse mettersi in gioco di esprimersi e di poter trovare appunto accoglienza all'interno del Politecnico. Abbiamo quindi iniziato a organizzare concerti, un coro, diversi eventi e soprattutto durante il lockdown, nonostante un periodo infelice, abbiamo avuto la fortuna di essere collegati a distanza e realizzare concerti e ancora contenuti di altissima qualità grazie alla diciamo, grande professionalità di tutti i nostri associati. E vi devo dire che i vostri video sono bellissimi e anche invito tutti gli ascoltatori ad andarli a vedere proprio tutti. E per questo evento ne avete realizzato uno anche per noi. E, piccolo spoiler, avete scelto il brano Somewhere Over the Rainbow. E vi volevo, cioè, ti volevo chiedere, perché avete scelto questo brano? Beh, Somewhere Over the Rainbow, come dice il titolo, è diciamo un po' il brano che è reso famoso tramite il Mago di Oz, quindi Judy Garland interpretando Dorothy ha lasciato una traccia in tutti noi, un segno nel cuore di tutti noi e nonostante appunto l'età avanzata di questo film è tuttora considerata Somewhere Over the Rainbow forse il punto di partenza del simbolo della comunità LGBTQ+. Questo è dato proprio appunto dal fatto che l'arcobaleno, visto come il simbolo di un mondo in cui la pace e l'armonia e la diversità vengano esaltati e vengano resi un valore. Perfetto, e anche una simpatica curiosità è che c'è questo mito, diciamo, che secondo certe persone la rivolta di Stonewall, cioè praticamente l'evento che ha creato il movimento di liberazione LGBT mondiale, è stato causato anche dalla morte di Judy Garland, che era considerata una grandissima alleata della comunità, e la sua morte, secondo alcune persone, però non è proprio veritiera questa cosa, non è storicamente accurata. Parlando un po' del video in maniera un po' più tecnica, è stato difficile organizzare a distanza questo video? Devo ammettere che ormai dopo la realizzazione di tutti i contenuti che abbiamo dovuto con cui abbiamo avuto a che fare durante il periodo di lockdown, siamo diventati abbastanza rodati sullo sviluppo di questo tipo di contenuti. Però devo ringraziare assolutamente il nostro direttore artistico Luigi Attorresi, che ha una capacità di arrangiare al volo all'istante anche i brani più complessi. Quindi veramente gran parte del merito va a lui e a tutti i ragazzi che hanno contribuito al montaggio audio e video di questo contenuto. In particolare, devo dirti, non è stato difficile realizzarlo perché è stato un contributo con un significato molto potente, con un significato molto importante in questo momento e quindi anche la collaborazione con il cantante che ci ha dato una mano come voce singola in questo video che adesso vedrete, Michele Grandinetti, è stata immediata. C'è stato bisogno di un pomeriggio per poter organizzare il tutto e veramente è stato uno dei progetti di cui siamo più orgogliosi. Beh, complimenti. Mi aspettavo ore e ore di lavoro semplicemente per l'organizzazione, ma complimenti, siete stati veramente bravissimi ed efficienti. E dove vi possiamo trovare? Dove possiamo trovare i vecchi anche video musicali che appunto sono bellissimi, dovete andarli tutti a vedere assolutamente? Sì, come hanno risposto già tutti, siamo Polifonia Polimi, la trovate su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, abbiamo il nostro sito www.polifoniapolimi.it, ma in particolare, come dicevi tu, i nostri contributi audiovisivi, per così chiamarli, quindi tutti i nostri video che abbiamo realizzato durante la quarantena e i concerti che abbiamo fatto sono su YouTube, alla pagina di Polifonia.
e compreso il video che starete per vedere, quindi appena questo evento sarà concluso potete andarlo a recuperare sul nostro portale di YouTube. Perfetto, e l'ultimissima domanda, l'ultimissima volta che la faccio, completa la frase, la diversità è? Beh, come dicevo prima, per me la diversità è armonia, perché un coro, un ensemble, una band, qualunque tipo di gruppo che vuol far passare delle emozioni, vuol far passare dei concetti, ha bisogno di avere un background culturale, emotivo, diverso, ma diverso inteso come di confronto, a volte anche di lotta. E quindi per me l'armonia di una disomogeneità e di una diversità è ciò che rende la diversità il punto cardine, secondo me, per poter fare musica e per poter trasmettere emozioni. Perfetto, grazie mille Riccardo e grazie mille per il tuo intervento. Adesso, prima di vedere il video, che vi assicuro è stupendo, quindi dovete rimanere assolutamente, volevo ringraziarvi tutti per aver partecipato a questo evento, per aver partecipato e sostenuto questa prima Polimi Pride Week, e poi volevo far vedere il risultato del photo wall, cioè adesso siamo arrivati quasi a 100 persone, hanno partecipato quasi 100 persone a questo progetto, è veramente emozionante perché si vede proprio che non siamo qualche persona che lotta per queste cause, ma siamo una vera e propria comunità. E grazie mille, avete ancora un paio di giorni, cioè oggi e domani, per mandare le vostre foto per il photo wall, e dovete fare una foto con un cartello con scritto Diversity is, e dovete completare la frase. Oggi vi abbiamo dato anche qualche suggerimento per completarla, e dopo dovete inviarla alla mail campuslife@polimi.it. Grazie mille per aver visto questo evento, e adesso passo la parola a Silvia Barattieri del ramo Equal Opportunities della nuova sezione Campus Life. Buonasera a tutte, io questa settimana straordinaria di eventi, la prima Polimi Pride Week che è stata realizzata a supporto di tante anime del nostro Ateneo, e questa secondo me è una delle cose principali che dobbiamo tenere con noi di questa settimana di eventi. Mi unisco ai tuoi ringraziamenti e a quelli di Margherita Cagnotto dell'inizio, e ringrazio lei, è stata una compagna di viaggio straordinaria. Abbiamo iniziato da qualche idea e siamo arrivati all'organizzazione davvero di una cosa significativa, secondo me. Quindi nuovamente grazie, e ti ridò la parola così che tu possa lanciare l'ultimo video di oggi. Ho visto dei video meravigliosi, uno più bello dell'anno. Luca, a te. Perfetto, grazie mille per averci seguito in questo percorso di una settimana attraverso varie tematiche. E grazie mille a tutte le associazioni per i loro contributi video, e grazie mille ai rappresentanti che hanno partecipato oggi attivamente a questo evento. E detto questo, io direi di far partire l'ultimo video, appunto di Polifonia. E grazie mille e soprattutto seguite, ecco, domani il Global Pride e il Milano Pride, e trovate tutte le informazioni sul loro sito, e grazie mille e buona visione.